Ascolti TV The Voice 2018. Ieri sera la finale seguita da 1,7 milioni di spettatori. Ecco gli ascolti TV della finale di The Voice 2018. Giovedì 10 maggio, in prima serata su RAI2, l'ultima puntata del talent show targato Talpa Italia è stato vista da una media di 1.750.000 telespettatori, pari al 10% di share. Si chiude così la quinta edizione del programma, che ieri ha proclamato vincitrice Mariama Tancredi intorno all'1 di notte. Nel corso della serata, la trasmissione ha avuto ospiti i cantanti Bettalemme e Miai, ha visto i quattro finalisti sfidarsi in tre fasi di gara, e ha dato anche l'annuncio di Albano Nonno. Tornando ai dati, la finalissima dell'edizione 2016 segnò il 10,47%, con 2.070.000 telespettatori medi. Ascolti TV prima serata giovedì 10 maggio 2018. La mafia uccide solo d'estate, 16,5%, M di Michele Santoro, 3,1%. Questi, invece, gli ascolti TV registrati dagli altri programmi in onda nella prima serata di giovedì 10 maggio 2018. Ieri sera, su RAI 1, La mafia uccide solo d'estate, capitolo secondo, è stata seguita da 3.738.000 spettatori medi, 16,5%. Italia 1, con Le Iene Show, e il primo film a luci rosse di Pupo, ha raggiunto 1.973.000 metri, 10,7%. Su Canale 5 il film Storia di una ladra di libri, ha incuriosito 1.891.000 metri, 9,7%. Ma ieri sera c'è stata anche la nuova sfida a tre dei talk politici ed attualità. Su RAI 3 il ritorno di Michele Santoro con M ha interessato 737.000 metri, 3,1%. Su RTE 4 quinta colonna 1.015.000 metri, 5,3%, ed, infine, su LA7 Piazza Pulita 1.241.000 metri, 6,8%. Punto ascolti TV programmi Rai e Mediaset più visti di ieri, punto per il resto? Ecco quali ascolti TV hanno macinato i principali programmi Rai e Mediaset più visti di ieri, giovedì 10 maggio 2018. La trasmissione più vista, per valori assoluti, è stata Soliti Ignoti, Il Ritorno. In questo caso, i telespettatori medi sono stati 4.884.000, 19,95% di share. Subito dopo, ci sono anche Striscia la Notizia con 4.637.000 metri, 18,82%, e L'Eredità con 4.067.000 metri.